Ragazzi e ragazze, vi do il benvenuto su Classic Drums. Il video di oggi sarà particolare perché sarà un video in cui voglio spiegarvi dell'esperienza con la tribute band di Lenny Kravitz a Bordeaux. Ho suonato a Bordeaux con questa tribute band, è stata un'esperienza fantastica, quindi ho deciso di raccontarvela. Come? Non lo so, perché sono qui a parlarvi di questa esperienza. Durante il viaggio, durante il live, eccetera, ho fatto un sacco di video che inserirò un po' a caso, no scherzo, non completamente a caso, ma con un filo logico ovviamente, ma capirete un po', non so ancora come verrà questo video, quindi voglio che sia un video diverso dal solito in cui vi parlo e vi racconto un po' dell'esperienza, vi racconto un po' quello che mi ha lasciato, vi farò sentire dei brani suonati perché ho registrato tutto il concerto con il mio cellulare, quindi non sarà chissà che audio pazzesco, ma almeno sentirete bene che cosa ho suonato di vari pezzi e quindi basta, facciamo così. Vi chiederei di iscrivervi al canale se vi va, per supportarmi, e soprattutto se vi piace questa tipologia di video scrivetemelo, magari non adesso ma arrivati a fine video fatemi sapere che cosa ne pensate di questa tipologia appunto un po' diversa, un po' Gastube Drums on the road. Quindi sigla e poi vi spiego tutto. Ragazzi, una cosa, vi chiederei di iscrivervi al canale, perché dalle analytics di YouTube vedo che molti di voi guardano i video ma non si iscrivono. Quindi ci mettete un attimino, non costa nulla, e per me è molto importante perché mi supportate moltissimo iscrivendovi. Quindi cliccate qui sotto sul pulsante iscriviti e basta. Allora, partiamo dall'inizio. Quindi dalle 7 di mattina quando mi sono svegliato e sono partito in macchina. Ragazzi, buongiorno, sono in partenza per Bordeaux. Oggi si viaggia, domani si suona, dopodomani si viaggia per tornare a casa. Sono in macchina, sono fermo in questo momento. Qui dietro mi sono portato un po' di fondamentali, diciamo, cioè rullante, pedale, piatti e basta, bacchette magari. E quindi adesso sto andando verso il punto di ritiro dove trovo tutti gli altri, carichiamo tutto in furgone e poi si parte. 10 ore di viaggio senza fermarsi, quindi direi che sarà qualcuno in più. In tutto questo sono le 7.57, è prestino, ma sono carico. Arrivato a Scalenghe, il posto di ritrovo dove avevamo il furgone, siamo partiti. Quindi abbiamo caricato tutto e siamo partiti per queste 10-11 ore di viaggio. Allora, subito una voglio dirvi una cosa, nel senso che quando si suona, soprattutto quando si suona lontani, la band è importantissima. Questo non vuol dire che la band deve suonare bene, ma è importante avere persone con cui si sta bene. Devo dire che in questo caso è stato bellissimo perché sono persone spettacolari. 11 ore di viaggio sono andate via così, e veramente così, perché si sta veramente bene, e questa è una cosa importante per chiunque voglia creare una band, per chiunque voglia andare a suonare in una band. Cercate di circondarvi di persone positive, di belle persone. So che sembra una cavolata perché tante volte si pensa alla band e si pensa a suonare, ma in 3 giorni in cui siamo stati via ci sono state 22-24 ore di viaggio, un sacco di ore in hotel, un sacco di ore a mangiare e 1 ora e mezza di concerto. Quindi è veramente importante stare bene con la band. Quindi questa è una cosa in più che vi voglio dire, ma è veramente veramente importante. Movimento attentuale. Movimento attentuale. Sì, movimento. Tu lo sai che lo sto pubblicando, sì, questo. Sì. Io sono una persona pubblica. Dopo tutte queste ore di viaggio siamo arrivati in hotel, abbiamo mangiato non benissimo, in Francia devo dire che il cibo più o meno, però comunque siamo poi andati a riposarci perché il giorno dopo avremmo avuto il concerto. Quindi il giorno dopo, mattina abbastanza tranquilli devo dire, perché io ero bello tranquillo fuori perché faceva un caldo pazzesco, e poi siamo arrivati al momento del soundcheck verso le 4, mi sembra, più o meno 3:30 più o meno c'era il soundcheck. Sono arrivato e ho detto: cacchio, che posto
fighissimo, perché era una palestra in realtà che però devo dire suonava bene, perché era stata tutta adibita con pannelli fonoassorbenti eccetera eccetera eccetera. La cosa fighissima che vi faccio vedere subito, anzi le cose fighissime sono state due. Numero uno, che non eravamo l'unica band, ma c'era una band prima di noi, tributo a Prince, e una band dopo di noi, tributo a Michael Jackson. E ragazzi, devo dire, lo state vedendo, che quello che faceva Michael Jackson non aveva una voce che dici mi ammazzava, ma da vedere era veramente, veramente lui. Quindi facciamo così, vi porto un attimino sul palco, vi faccio vedere dove ho suonato e poi il palco, il backstage, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, praticamente noi siamo a suonare in questo posto qua, lì c'è il palco molto figo, devo dire, tra l'altro queste transenne molto particolari ma belle, tipo a fisarmonica. Noi suoniamo lì, la figata di questo posto è che c'è il palco e di là c'è il fuori palco, quindi praticamente lì c'è la batteria elettronica montata del tributo a Michael Jackson. Se si va dietro, e qui c'è l'altra parte, vedete? Qui c'è il telo che viene giù, quindi il palco è di lì. Qua c'è lo stage. E quella è la batteria già montata, toglierò in realtà un tom e capirò cosa modificare, credo sia la mia in realtà, penso, spero, e oppure la mia sarà qui, ma dovrebbe essere quella lì. Adesso vado, cambio rullante, pedale, piatti, tolgo un tom perché due tom per fare Lenny Kravitz fin troppo e basta. iPad sequenze, iPad parti. Adesso si fanno i suoni, soundcheck, tutto montato. Io ho smontato un po' tutta la batteria, ma vabbè, va bene. Quindi, due iPad, come avete visto, sequenze e parti. Per parti, tra l'altro, perché non abbiamo potuto fare prove, quindi mi hanno dato la scaletta, mi hanno dato le backing track con il click e tutto, ho dovuto studiare bene e questa è una cosa fondamentale quando si va a suonare, sia che si facciano prove, sia che non si facciano prove, ma è importantissimo studiare bene le parti nei minimi dettagli per arrivare alle prove o arrivare direttamente al concerto e essere delle macchine, perché poi quando si va a suonare in una band, soprattutto se non è la nostra band, una band che magari non ci conosce perfettamente, è importante fare, diciamo, bella figura, cioè far capire che siamo dei batteristi affidabili. Questa è la cosa importante, più di tutto far capire che abbiamo studiato e siamo dei batteristi affidabili. Quindi, dopo questo abbiamo fatto il soundcheck, purtroppo non sono riuscito a fare video del soundcheck, ma sono riuscito a fare video del live. Quindi alle 9:30 abbiamo cominciato con questo. Always on the Run è stato il primo brano che abbiamo suonato. Devo dire che io ero gasatissimo e si vede, ma perché mi piace veramente tanto quella musica, mi piace suonare quella tipologia di musica e mi piace quel tipo di feeling. Lenny Kravitz è un artista che stimo molto e le batterie di Lenny Kravitz, che tantissime volte sono suonate da lui all'interno dei suoi brani, dei suoi dischi, dei suoi album, sono molto difficili perché sono molte volte quel misto
tra dritto e shuffle, cioè dritto ma un pochino shuffle, alcune cose un po' più tra virgolette alla Ringo, alcune cose più dritte, alcune cose strane. Ad esempio vi faccio sentire American Woman, è un pezzo dove il rullante non c'è, c'è solo Charleston aperto, cassa e in sequenza un clap. Oppure, appunto perché vi dicevo prima, brani più alla Ringo. Ci sono due brani principalmente che adesso vi faccio sentire in cui il Charleston è strano, perché deve essere tutto accentato ma deve essere un pochettino shuffle, quindi non è ti ti ta ti 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 ta ti ti, ma è ti ti ta ti 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 ta ti 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 ta. Da cantare è veramente difficile. Ve li faccio ascoltare questi due brani in drum cam, diciamo, cioè dove si vede la batteria, così potete capire cosa intendo. E poi brani completamente diversi, da brani con solo side stick, Charleston e cassa per tutto il brano, a brani super 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 tirati, a brani normali che sembrano pop. Quindi vi faccio sentire un po' una carrellata di brani di varie tipologie che abbiamo fatto e poi vi dico ancora alcune cose del modo di suonare i brani che dove ho avuto abbastanza difficoltà, devo dire.
come avete potuto sentire, non c'è, c'è un genere, ma non c'è un modo sempre uguale di suonare questi brani. E come avete potuto vedere, ci sono, c'è molta fatica a volte. A volte il Charleston, soprattutto, è quello che mi ha fatto dannare di più. Il Charleston di questi pezzi molte volte è tanto tanto forte, tanto che non si può suonare solamente con il polso e basta, ma bisogna andare completamente di braccio. È stato, ci sono stati alcuni brani che sono stati molto 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 faticosi, e oltre alla fatica fisica c'è una fatica di tipo mentale, diciamo, perché i brani di Lenny Kravitz sono brani che la maggior parte delle volte, dall'inizio alla fine, sono identici, cioè non cambia mai nulla. Magari un groove è tu patu tu patu patu tu patu patu tu patu patu tu patu patu, sempre questo. E quindi la cosa difficile qua, la cosa mentalmente difficile, è quella di non modificare mai nulla, ma essere sempre precisi, costanti, senza svagare. La cosa dei nuovi batteristi, tante volte, è quella di far fatica a fare sempre lo stesso groove, senza mai modificare niente, senza fare un fill, senza mettere un rullante diverso, senza fare nulla, sempre quello, per 3, 4, 5 minuti. È difficile, mentalmente è difficile, ma se un brano va suonato così, e siamo una tribute band in quel caso, va suonato così, perché deve essere suonato perfettamente come l'originale, o comunque il più possibile come l'originale, senza andare a svagare. Poi ovviamente live qualche minima cosa, qualche minima modifica si può fare, magari un Charleston aperto in più, magari un crash suonato in più, ma senza andare a divagare troppo. Quindi questa è una cosa molto difficile. Provate a suonare un groove per 4-5 minuti sempre uguale, senza mai cambiare nulla. Vedrete che dopo un po' il vostro cervello dirà: allora fai un fill, fai qualcosa, fai... No, groove e basta. Il brano più difficile sicuramente è stato Fly Away. Quello è stato il brano più difficile mentalmente, fisicamente e per la coordinazione, perché era tutto uguale, era tutto col Charleston forte ma a sedicesimi, quindi Charleston forte un po' shuffle a sedicesimi, e con dei rullanti un po' storti. Sentite qua. Quindi questo decisamente è stato il brano che più mi ha fatto penare e più mi spaventava live, soprattutto perché ho detto: arrivo a questo brano che è ben oltre metà scaletta, già stanco da tutti gli altri brani, devo suonare questo forte in questo modo, ce la farò, non ce la farò, ce l'ho fatta, per fortuna ce l'ho fatta, ma sono arrivato veramente veramente molto stanco. Ma detto questo, appunto, molto 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 felice finché siamo arrivati a fare questo brano. E vabbè, questo brano qua è veramente, è sempre veramente bello da suonare, Are You Gonna Go My Way, ha un tiro pazzesco e la gente ovviamente l'ha presa benissimo. Quindi questo è stato tutto quello che è successo. Appunto, sono andato un po' veloce sulla questione viaggi, sulla questione ritorno, neanche ve l'ho detto, ma la cosa che mi premeva di più era ovviamente spiegarvi il concerto e spiegarvi
la cosa di quanto è importante stare bene con la band, voglio ringraziare tutti i membri della band per queste giornate, per questo concerto, perché è stato veramente, veramente, veramente fighissimo e mi ha lasciato tanto, mi ha lasciato proprio tanto. Quindi con questo spero che questo video vi sia piaciuto, spero che vi sia piaciuto anche ascoltare qualcosa. Come vi ho detto prima, mi dispiace aver potuto registrare solamente del cellulare, ma già ho fatto fatica perché ho dovuto posizionare, vi racconto ancora questa, praticamente guardo la band prima e cerco un posto dove posizionare il cellulare, trovo uno sgabello. Ho detto uno sgabello un po' più alto che non stavo usando nessuno, ho detto perfetto, quello sgabello è mio, cioè tanto quella band non lo sto usando, non è di quella band, quindi non se lo portano via dopo, boh, vado lì, vado, salgo sul palco, mi monto le ultimissime cose e praticamente non c'era più quello sgabello, ma a un certo punto mi sono rigirato e non c'era più, quindi lì dovevamo cominciare dopo un minuto, direi un minuto e mezzo, guardo intorno, guardo dove metto il cellulare, perché volevo assolutamente registrare sia per potervi far sentire ma sia per sentire anch'io, perché è una cosa che mi piace fare e consiglio di fare il più possibile. A un certo punto vedo le teste mobili, che sono quelle luci che si muovono, che però erano posizionate sia basse sia alte, vedo le teste mobili, vado lì, la prendo, infatti spero che nessuno mi abbia visto perché sembravo matto, ma la prendo, faccio un po' così per vedere se si muoveva la parte sopra della testa mobile, quella, la parte sopra della, dove sotto poi appunto c'è questa luce che si muove, vedo che non muove, apro il cellulare, lo posiziono così, vedo se funziona, faccio partire il video, vado, mi metto le cuffie, faccio partire la canzone perché si stava praticamente aprendo il sipario, quindi è stato particolare, però alla fine ce l'ho fatta. Con questo, ragazzi, appunto, questo video non lo so sinceramente come sia venuto, spero che vi sia piaciuto, spero di non aver fatto casini in montaggio, e appunto spero vi abbia fatto piacere poter sentire questo concerto per qualche pezzettino, da davanti al palco. Purtroppo a Bordeaux non c'era gente che ci faceva i video, sono riuscito solo a farmi il video col cellulare lato batteria, però appunto se vi è piaciuto mi raccomando fatemelo sapere cliccando un mi piace qua, commentate, vi chiedo di iscrivervi al canale se vi va, perché appunto molti di voi guardano i video ma non si iscrivono, fatemi sapere nel caso succedesse di nuovo se volete un altro video del genere, e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!